Adesso è il turno di Emanuele Palazzetti che tratterà il talk Ti presento Android, il cuore open source del tuo smartphone. Allora, mi sentite tutti quanti? Ah, mi serve forse il microfono. Così è perfetto, ci siamo. Allora, buongiorno a tutti, sono qui questa mattina per appunto presentarvi Android, il cuore open source del vostro smartphone, o comunque sia, spero, insomma, per la maggior parte di voi. Prima di iniziare volevo un attimo presentarmi, sono Emanuele Palazzetti, sono un software engineer, tipicamente mi occupo di mangiare, dormire e scrivere codice, queste sono le cose che tipicamente faccio. Qua sotto trovate alcuni dei miei contatti, qualora magari siate interessati nel farmi domande o chiedermi informazioni su questo talk, sulla piattaforma Android, nelle giornate appunto successive al Linux Day. Io comunque resterò qua più o meno tutta la giornata, perciò se qualcuno vuole farmi qualche domanda mi può tranquillamente fermare. Sono manager del Google Developer Group, uno dei manager del Google Developer Group italiano, e in sostanza siamo una community, proprio come lo è ad esempio il lag di qua di Orvieto, community di sviluppatori, community di appassionati, di professionisti che lavorano comunque sia ai quali piace alcune o anche tutte delle tecnologie di Google. Ovviamente ci sono tecnologie proprietarie di Google, ma anche chiaramente tecnologie open source. La nostra principale attività è appunto questa, promuoverla e diffonderla. In questo caso sono qui appunto a diffondere una delle, diciamo, più conosciute tecnologie open source che appunto Google offre, anche perché penso che se venissi qui a presentare diciamo prodotti proprietari di Google, credo che Marco cercherà di uccidermi durante l'arco di tutto questo talk, o comunque insomma di ostacolarmi in qualche modo. E, detto questo, direi che è il momento di iniziare. Ah, perfetto. Sono già tutti targati. Sono già tutti quanti targati, benissimo. Ok, direi che a questo punto è il momento di iniziare a raccontarvi questa storia. Questa storia è fatta appunto di vari capitoli. Volevo iniziare dal principio. Allora, non voglio assolutamente annoiarvi con una storia lunghissima su Android. Sono informazioni che è veramente facile recuperare su internet, su Wikipedia o su altri, insomma, servizi. Principalmente però voglio porre l'attenzione su questo aspetto, perché solitamente può capitare che quando uno vede il nome Android subito lo identifica con Google ha creato Android, ma in realtà non è andata esattamente in questo modo. Il corso della storia è stato molto differente. Innanzitutto Android prende il nome dall'Android Inc., che è un'azienda fondata nel 2003, quindi si parla di tantissimo tempo fa, da Andrew Rubin, questo in realtà è il suo nome di battesimo, e assieme ad altre persone, ad altri collaboratori e anche da parte di alcuni investitori che appunto lo hanno seguito in questo percorso. L'idea di Andy Rubin fu per l'appunto quella che leggete qua sotto, creare un sistema operativo che potesse dar vita quindi a dei dispositivi mobile intelligenti che fossero molto più attenti alla posizione del possessore del dispositivo e anche alle sue preferenze. Ora, se io vi dico questo, e sicuramente insomma tutti quanti voi siete possessori di smartphone, o comunque penso il 98% di voi, riuscite a rendervi facilmente conto che ha avuto successo, perché effettivamente questa cosa che lui disse nel 2003 oggi è completamente appurata e anche verificata, quindi diciamo che ha avuto successo in quello che lui voleva fare. Principalmente la sua idea di creare tutto questo sistema era in sostanza per contrastare quello che diciamo stava prendendo il sopravvento nel lontano 2003, ovvero sistemi operativi quali Symbian per Nokia oppure Windows Mobile per la Microsoft. Lui voleva creare in sostanza una terza alternativa, un qualcosa che fosse di diverso, un'alternativa appunto come Linux lo è per molti altri sistemi, e chiaramente fin dal principio aveva sostenuto che tutto questo dovesse restare open source, e tutt'oggi insomma diciamo che lo è. Chiaramente a fronte di questo
Google l'acquista nel 2015. Quindi in sostanza subito si pone la domanda, fantastico, c'è un sistema operativo open source che finirà in tutti i telefoni. Ecco, questo qui diciamo è stato uno degli elementi che ha fatto ragionare Google sul sosteniamolo. Probabilmente potrebbe essere stato fatto chiaramente anche insomma per interessi economici, ci mancherebbe, ma soprattutto anche perché effettivamente l'assorbimento dell'Android Inc. all'interno di Google poteva permettere a Andy Rubin di accedere a chiaramente risorse economiche diverse, ma anche a set di sviluppatori diversi, riuscire a trovare molte più persone che potessero sostenerlo nel processo appunto di sviluppo di questo sistema operativo. Chiaramente questo qui non era sufficiente per Google, perciò nel 2007 divenne lead di questa che è chiamata Open Handset Alliance, ovvero di un'alleanza di vendor, quindi parlo di Samsung, di LG, HTC, Motorola, eccetera, ma anche di aziende che fabbricano superconduttori quali ARM o altro. Insomma, Google si rese conto che il software non basta, ci serve l'hardware. Allora prese insieme tutte queste aziende e disse: ok, facciamo un patto, facciamo un'alleanza, noi sviluppiamo il software, noi e altri, insomma, sviluppiamo il software open source, voi impegnatevi per creare dei dispositivi che rispettino alcune specifiche, in modo che i vostri dispositivi possano dare il meglio con il nostro software. E questo, insomma, si è realizzato, perché stiamo parlando appunto dei vostri telefoni. Ma adesso direi che basta con la storia. Allora, adesso a questo punto voglio subito farvi una domanda. Chi di voi ha un iPhone? Io chiaramente sto mentendo, non ho un iPhone. Chi di voi ha un telefono Android? Non ci fregheranno mai con i loro bellissimi telefoni. Allora, comunque, scherzi a parte. Vi ho fatto questa domanda perché in realtà voglio porre sempre attenzione a queste cose. Allora, quella che vi ho fatto in realtà non è una domanda molto intelligente, perché è abbastanza, io lo reputo abbastanza stupido fare un confronto tra due piattaforme che per l'appunto sono veramente così diverse. Diverse perché hanno un fine differente, permettono di raggiungere dei fini molto differenti in maniera molto differente, e soprattutto si rivolgono ad un pubblico che è sempre molto differente tra di loro. Io non parlerò in questo talk assolutamente di che cosa Android ha meglio di iOS o viceversa, perché sono cose che non servono. Io invece, quello di cui vi voglio parlare è che cosa potreste fare con Android. Non mi soffermerò sulle applicazioni perché penso che le conosciate tutte, cioè, penso che ve lo immaginate che potete creare applicazioni con GPS e tutto quanto. Vi farò invece vedere come Android può essere utilizzato su altre realtà. E inizio da questo inizio, che in sostanza penso che vi siete tutti quanti resi conto che il mondo è cambiato e sta cambiando anche magari insieme a voi. Io magari sono un pochino più grande e mi rendo pienamente conto che il processo di evoluzione c'è stato già da tempo, c'è stato. In particolar modo, se io dovessi vedere com'era il mondo, qui è un'immagine del 1991, vedo che effettivamente la tecnologia si è evoluta tantissimo. Siamo passati da una serie di dispositivi, che chiaramente ormai sono veramente obsoleti, e da modi di interazione con le persone. Io ho preso questo esempio non a caso, perché qua possiamo vedere queste persone che stanno lavorando, ma per lavorare devono stare nella stessa stanza, e siamo in sostanza arrivati a questo. Cioè ha una serie di dispositivi innovativi, portatili, che appunto io dico sempre il miglior computer è quello che riuscite a portarvi sempre dietro, che non solo vi consentono appunto di avere un computer sempre dentro le vostre tasche, piuttosto anche di riuscire a restare in contatto tra di voi in maniera differente e cooperare, lavorare tra di voi in maniera differente. Se siete studenti magari potreste tramite questi dispositivi scrivere appunti in maniera concorrente, quindi insieme riuscite a scrivere i vostri appunti. Questo tanto per farvi capire come è cambiato, e soprattutto potreste farlo in stanze completamente differenti. Quindi veramente c'è stata un'evoluzione, veramente qualcosa è cambiato. Però non è cambiato solo la tecnologia, cioè non è solo la tecnologia che entra nella nostra vita e cambia anche i nostri metodi.
di lavoro. Non è la tecnologia che entra nelle nostre case e ci troviamo televisori a plasma, LCD o quant'altro, internet ovunque, in Italia forse un pochino meno, però comunque sia, non è solo quello. È proprio diverso il processo di creazione dell'hardware, il processo di creazione del software. Proprio per questo volevo raccontarvi in sostanza questa storiella, ovviamente una storiella inventata che assolutamente non è molto distaccata da quello che era la realtà. Io adesso mi immagino che sono uno studente universitario, ma potrei anche tranquillamente essere uno studente del liceo, negli anni 80, quindi torniamo molto indietro nel tempo. Ovviamente ho messo anni 80 per, diciamo, anno indicativo, pensiamo a un più o meno 5 anni, quindi 75-85. Allora, supponiamo che io, come studente universitario del liceo, una bellissima mattina mi sveglio e a quel punto dico, cavolo, ho un'idea fantastica. Questo magari capita spesso, cavolo, anche qualcuno di voi, che dico, ah, ho un'idea straordinaria, però magari questa volta, ok, veramente ho un'idea straordinaria. A questo punto, prima cosa che fate è, allora, se ve la tenete per voi, fallite in partenza, perché la collaborazione e la cooperazione è fondamentale per realizzare le vostre idee. Quindi io penso che la prima cosa che farei, almeno io, è andare subito a parlarne con i miei amici più stretti o magari i miei collaboratori più stretti, se fosse appunto uno studente universitario. Comunque persone fidate. Subito inizio a dirgli che cosa vorrei fare con questa mia idea e a quel punto, come si fa solitamente, si iniziano a organizzare cene, pizza, birra o comunque Coca-Cola, quello che sia, tutti quanti insieme iniziare in maniera iterativa un processo che è il processo di perfezionamento e di innovazione appunto della vostra idea. Ok, arriviamo al fatidico giorno in cui sulla carta avete messo tutto quanto il vostro progetto precisamente. Sapete esattamente cosa volete, sapete gli strumenti tecnici di cui avete bisogno, sapete assolutamente tutto. Quindi, ricapitoliamo. Avete un'idea innovativa, avete dei validissimi collaboratori o amici che vi daranno una mano nella vostra idea, avete un ottimo progetto. Cosa vi serve? Soldi, tanti soldi. E questo qui è vero, perché siamo negli anni 80. Avete bisogno di multinazionali, di fabbriche di produzione, avete bisogno di investitori. Ma non sto parlando, avete bisogno di fabbriche o di investitori per mandare in massa la vostra idea. No, per avere un prototipo. Io sto parlando che per avere una cosa che è ancora molto lontana da quello che sarà il prodotto finale, avevate bisogno, avreste avuto bisogno di tutto questo. Ed è allucinante. Perché qui subito si capisce che manca qualcosa, manca un framework, manca qualcosa che sta alla base e che appunto potete utilizzare per riuscire a costruire i vostri prototipi, per passare dalla carta al semplice prototipo 7 metri per 5, magari doveva essere un orologio, non importa, però avere in poco tempo e con poche risorse dispendiose, ottenere appunto la realizzazione della vostra idea. Poi per fortuna le cose sono cambiate, questo è stato uno dei punti di cui appunto volevo parlare oggi. Il processo creativo di oggi è veramente differente, perché per l'appunto la tecnologia si è sviluppata, si sono sviluppate l'etica che ruota attorno alla tecnologia. Sistemi operativi come Linux, framework hardware come Arduino, Raspberry, oppure BeagleBoard o altro, sono tutti quanti una serie di componenti hardware, in questo caso componenti software, se parliamo di Android, ai quali potete accedere per riuscire a creare i vostri primi prototipi, delle vostre idee. E questo è un aspetto veramente fondamentale, perché rispetto agli anni 80 le cose sono cambiate. Veramente potete accedere a un framework creativo, un qualcosa che potete utilizzare per realizzare la vostra idea. E il punto veramente fondamentale è che anche grandi aziende, in questo caso come Google, continua a rilasciarvi gratuito l'utilizzo di Android e anche open source il suo codice. Quindi anche grandi realtà intendono comunque aiutarvi in questo. E inoltre, un punto veramente fondamentale è quello che dico là sotto. Potete farlo senza chiedere il permesso a nessuno. Avete la vostra idea, non serve altro. Ok? E adesso volevo in sostanza farvi vedere alcuni esempi di come Android potrebbe essere utilizzato. Allora, questa qui, per chi non la dovesse conoscere, è la Chromecast.
Non viene attualmente venduto in Italia tramite il market di Google, però comunque è reperibile via, insomma, altri servizi. Questa qui, questa pennetta, sostanzialmente, la potete tranquillamente attaccare al vostro televisore e a quel punto viene mandato in streaming un sistema operativo tale che il vostro Android può appunto interagire con questo sistema operativo. Quindi in sostanza è come se la vostra televisione non smart tutto un tratto diventasse smart, oppure anche qualora già lo fosse può diventarlo. Ora, lasciamo perdere, perché dico, ma io non sono certo venuto qui a vendervi la Chromecast, perciò pensiamo a qualcosa di molto più open source. Ad esempio qua ci stanno una cosa che è abbastanza analoga alla Chromecast, che sarebbe in pratica questa pennetta qua. Ovviamente ha delle capacità di calcolo un pochino differenti della Chromecast, però è anche vecchia di un anno e mezzo, due anni, dove in sostanza funziona alla stessa maniera. Io ho un sistema operativo Android open source, completamente privo di Google App o di altro, perché magari questo non è quello che fa, che serve a voi. La collegate al vostro televisore, quello è il mio televisore di casa. Questa è la prima volta che l'ho utilizzata, mi sono messo a giocare Angry Bird Space un secondo giusto per vedere se era reattivo il dispositivo. È chiaro che a questo punto voi potreste sviluppare delle applicazioni, quindi veramente calarvi non più nell'utilizzatore finale ma in quello che crea la tecnologia e entrare nelle case delle persone, perché qui ok, lo potreste fare per voi con questo dispositivo. Se pensate alla diffusione della Chromecast, iniziate a guardare quante persone utilizzano la Chromecast o altro, potreste veramente con la vostra applicazione entrare anche nella casa, nelle case delle persone. Questo ne è un esempio. Pensiamo a quest'altro, questi sono tutti prodotti veri, non sono dei concept, nel senso esistono queste cose. Qui adesso ho preso questo qui solo per casualità, perché l'ho trovato mentre giravo su internet. Questa Asteroid Smart si chiama, non è altro che un dispositivo Android che in sostanza può essere installato all'interno delle autovetture. Ora, al di là del dispositivo in sé per sé, non solo con Android entriamo all'interno delle case, ma potremmo anche addirittura entrare all'interno delle macchine. Poi queste potrebbero essere appunto una cosa che voi dite, ah, mi faccio l'applicazione perché io magari ho qualcosa di simile, faccio l'applicazione perché mi piace farla, serve solo a me. Oppure potreste veramente pensare di entrare in qualche market con le vostre applicazioni. Quindi questo per dirvi che tutto questo lo potete veramente realizzare appunto senza chiedere permesso a nessuno. Qui però, oltre al fatto, diciamo dal punto di vista vostro, che create l'applicazione per qualcosa che gira all'interno della macchina, non combinatela con Arduino, non iniziate a giocare con la centralina perché è pericoloso, questo no, giusto tanto per evitare, insomma, che vi do consigli sbagliati. In ogni caso pensate appunto a coloro che hanno creato questo dispositivo. Cioè loro sapevano che gli bastava seguire una serie di specifiche per creare questo hardware, perché avrebbero già avuto gratis un sistema operativo da mettere in questo dispositivo. E questo non è una cosa molto banale. Ma non solo. Questo qui è un libretto del license agreement della Mercedes-Benz, come vedete, quindi non è insomma un'aziendina così, dove in sostanza all'interno di questo libretto che arriva con il manuale della macchina elenca tutta una serie di licenze che appunto ha pagato o ha dovuto rispettare al fine di realizzare alcuni dei suoi modelli, i suoi modelli magari top gamma o meno. Questo tanto per farvi vedere, è presente Android anche su alcuni modelli della Mercedes, e sto a pagina 2. Quindi Android è entrato anche nelle realtà di grandissime case produttrici. Questo per farvi capire quanto effettivamente la possibilità di avere un sistema operativo gratuito e facilmente riutilizzabile è veramente una cosa che, al quale hanno già pensato grandi aziende, perciò potrebbe essere una buona idea per voi magari valutare questa cosa. E poi dopo ci sono queste altre cose. Questo è il progetto Udo, Udo.org, un progetto fatto dai ragazzi di Arezzo. Questo è il modello finale che attualmente, insomma, lo stanno ridistribuendo. La caratteristica principale è che avete a disposizione hardware, quindi fino adesso ho parlato di software, avete proprio a disposizione di hardware che potete prendere, rimodificare come meglio credete, perché su questo dispositivo, che come vedete dal dissipatore, questo è il modello più potente, perché appunto c'ha i processori della Freescale e anche un chipset grafico, questi modelli consentono di far girare Linux, in questo caso è Ubuntu la distribuzione che viene fatta
servita diciamo insieme al dispositivo, è pienamente compatibile con Android, quindi cancellate tutto e ci mettete Android, ma anche i moduli Arduino, che come vedete quelle lì sono delle porte di GPIO, General Purpose Input e Output, con le quali voi potete per l'appunto manipolare l'hardware. Quindi voi con questa tipologia di piattaforma, adesso vi ho messo questa, ce ne stanno tante, potete veramente andare ad alterare componenti reali, componenti fisici. E se vi servissero dei soldi per poter fare appunto poi il prototipo reale, perché avete fatto il prototipo, funziona e avete bisogno effettivamente anche comunque dopo del passaggio, cioè dal prototipo passare a qualcosa di veramente vendibile, esistono servizi di crowdfunding. Questo ho messo Kickstarter solo perché era collegato al progetto Udo. In realtà questo è uno dei più difficili ai quali è possibile accedere, però potete iniziare a fare delle ricerche per trovarne altri accessibili al mercato italiano. Questi in sostanza i ragazzi di Arezzo, utilizzando Arduino che è open source, Android che è open source, Ubuntu che è open source, una serie anche di altri hardware, quale il Raspberry che è open source, hanno capito come funziona, li hanno messi insieme, si sono creati il prototipo funzionante e hanno detto cavolo funziona, iniziamo a venderlo. Hanno chiesto $27,000, ne hanno ricevuti 641,000, ok? Questo perché, al di là dei numeri, cioè se un'idea è veramente innovativa, veramente credete in quell'idea, avete gli strumenti per poter realizzare il prototipo e avete anche a vostro favore internet e altre persone che magari dicono cavolo, questa idea mi potrebbe servire, la voglio, e allora magari potrebbero essere anche loro disposti a darvi una mano, ok? Questo tanto per dirvi che è cambiato veramente come funziona tutto questo processo creativo. Avete l'idea, avete un framework creativo, potete utilizzarlo e non solo, avete anche a disposizione servizi che possono aiutarvi nella raccolta fondi quando trovate il problema che è difficile raggiungere un investitore, magari con mercati come quello italiano. Ok, adesso volevo invece farvi vedere questo piccolo video. Questo è un CubeStormer 2, vabbè, la versione diciamo di questo dispositivo. Serve per risolvere cubi di Rubik. Qualcuno di voi è capace di risolvere cubi di Rubik? Grande. Vabbè, uno dice magari ci ha provato. Ok. Allora, adesso vi faccio vedere, dura 20 secondi, quindi non è un documentario chiaramente, è l'esecuzione del cubo di Rubik. Se riesco. Cinque secondi e tre. Ok. Allora, quello che non dovrebbe sorprendermi, che spero non abbia in realtà sorpreso, almeno sicuramente in parte, la prima volta che uno guarda questo video, sicuramente questa è una delle cose che sorprende. Quello che realmente non dovrebbe sorprendervi è il fatto che una macchina con movimenti meccanici programmati e con chiaramente potenza di calcolo abbia eseguito un algoritmo molto più velocemente di un essere umano. Questo è scontato ed auspico che sia sempre così, perché le macchine servono per supplire alla mancanza dell'essere umano, appunto magari in meccanica, quindi velocità di spostamento del cubo, e magari anche in potenza di calcolo per risolvere l'algoritmo. Il campione del mondo comunque ci ha messo 5 secondi e 5, che è un ragazzo che in 5 secondi e 5, a partire da una configurazione, non credo sia la stessa di questa, quindi i due tempi non sono paragonabili, perché a cambiare la configurazione può cambiare il tempo. E chiaramente comunque potete capire che 5 secondi e 5 è veramente poco. Quindi dico, non dovrebbe essere questo che in realtà dovrebbe sorprendervi. Allora, quello che dovrebbe realmente sorprendervi, togliendo chiaramente la parte meccanica, perché non voglio parlare della parte meccanica di questo progetto, è il fatto che, se vedete lì, quello lì è un telefono. E sottolineo, è un telefono, è uno smartphone. Quella cosa lì
In sostanza, quella che voi utilizzate per fare chiamate, mandare SMS, mandare su Facebook, ha risolto un problema complesso, ok? Lo ha risolto non nel suo mondo finto, lo ha risolto nella realtà. Cioè, nella prima fase, il braccio meccanico non fa altro che mostrare il cubo alla fotocamera, in automatico il software capisce la configurazione del cubo, seconda magia, pilota un dispositivo hardware per farlo risolvere. Quindi il telefono capisce qual è il problema, il telefono lo risolve e dice alla macchina come poterlo risolvere fisicamente, ok? Ora, sempre togliendo la parte meccanica, perché chiaramente questa non è una cosa, l'oggetto di questo talk, pensate però al fatto che se io vi dicessi che volendo creare un prototipo di questo progetto, quel telefono vi costa 350 e 250 euro, vi starei mentendo, perché quel telefono già ce lo avete in tasca. Cioè, se voi oggi tornate a casa, andate sul sito di Android, degli sviluppatori Android, vi scaricate l'IDE, che è gratuito, voi cose di questo tipo, iniziando con tutorial semplici fino ad arrivare appunto all'elaborazione di immagine, potete farlo già oggi senza chiedere assolutamente niente a nessuno, senza neanche pagare niente, perché il telefono già ce l'avete. La fotocamera chiaramente penso che ce l'abbia, il vostro telefono, dovete solo investire il vostro tempo, e non è poco comunque, rispetto ad una volta che vi sognavate di avere già il dispositivo hardware per fare i vostri esperimenti. Non è assolutamente una cosa banale. E la seconda parte, senza dubbio interessante, è per l'appunto il fatto che un telefono Android abbia pilotato un dispositivo hardware reale. E questo perché? Perché in sostanza Android aderisce a quello che è chiamata l'internet delle cose, ovvero internet che non è più solo rete, non è più solo siti web, servizi web, ma è la rete che può essere utilizzata per comunicare con dei dispositivi veri, la vostra lavatrice, la vostra caldaia. E tutto questo perché è possibile? È possibile perché c'è un ecosistema open source, Android, Arduino, Raspberry, BeagleBoard. Ci sono anche librerie e altre cose che voi potete effettivamente utilizzare per realizzare appunto le vostre idee. Qua dentro c'è un progetto che non vi faccio vedere adesso, ma ve lo farà vedere il mio collega successivamente nel talk su Arduino. Alzo un po' le aspettative, penso che probabilmente mi maledirà per questo. Comunque sia, vedrete successivamente un progetto di comunicazione che pone appunto la parte di interazione dell'utente appunto proprio su Android. E ecco, non voglio rubarvi altro tempo, spero che comunque abbiate gradito perlomeno quest'altro punto di vista di Android rispetto al semplice vediamo un po' di applicazioni, e penso che sicuramente spero che almeno uno di voi oggi pomeriggio torni a casa e inizi a guardare un attimo cosa potrebbe veramente fare con Android. Grazie per l'attenzione. Allora, non so se ci sono domande, se c'è spazio per le domande. Se c'è spazio per le domande. Ah, ok. Allora, ho fatto il tecnico commerciale quando ero alle superiori e poi dopo ho fatto informatica per i 5 anni. Allora, scusami un secondo, ho sentito toccherà fare informatica. Sì e no, è importante che abbiate passione, senza passione fare informatica non serve a niente. Sopra la televisione? Dici la Chromecast oppure... Vabbè, tanto comunque funzionano in maniera analoga. Allora, la Chromecast è un dispositivo che viene autoalimentato dalla porta HDMI, quindi quello che tu sostanzialmente fai, lo attacchi all'uscita HDMI del tuo televisore, potrebbe anche già essere una smart TV o qualcosa che ha già il suo sistema operativo, tu ce lo attacchi, prendi il canale dell'HDMI e configuri la Chromecast nella fase iniziale con mouse USB o altro, comunque una porta USB nella parte posteriore per appunto facilitare l'immissione, connessione alla rete Wi-Fi o quello che sia. E poi dopo, ecco, basta, non serve altro. Avete Android all'interno del vostro televisore, avete YouTube, avete internet o le vostre applicazioni. Il comandante c'è sul sistema. Come? Il comandante c'è sulla televisione, come funziona?
Chiaramente l'interfaccia non è differente, non è esattamente l'interfaccia di Android, per questioni appunto di usabilità, perché effettivamente dopo vi mancherebbe un dispositivo per controllarlo, per quanto la Chromecast può essere controllata dal vostro dispositivo Android. Semplicemente trovate in sostanza una serie di icone nella parte posteriore del vostro schermo che potete controllare con appunto il telecomando, e a quel punto potete avviare applicazioni, accedere al Play Store e comunque insomma installare anche applicazioni che potreste per l'appunto dedicare anche solo a questo dispositivo. Altre domande? Poi dopo io chiaramente resto qui tutta la giornata, perciò se qualcuno mi vuole fermare per chiedere un paio di cose sono a vostra disposizione. Ok, grazie ancora.